Calabria Digital Summit il 27 di settembre. Certo. Quali obiettivi? Beh, l'obiettivo è quello di offrire un'opportunità attraverso l'innovazione digitale, gli investimenti in innovazione digitale che tra l'altro sono favoriti anche dalla possibilità di disponibilità di risorse finanziarie rese disponibili dall'UE, rese disponibili dal PNRR, superare dei limiti che sono limiti infrastrutturali noti, storici, e di sfruttare pienamente le grandi potenzialità di queste economie. Ci sono per questo alcune premesse, l'assessore ha già parlato con precisione dell'aspetto relativo alla digitalizzazione delle infrastrutture e diciamo che per quanto riguarda il piano Italia 1 Giga ci sono delle previsioni molto positive per quanto riguarda gli investimenti e l'infrastrutturazione dell'intera regione. Quali sono i punti chiave? Sono quelli che sono contenuti all'interno della strategia per la crescita digitale della Calabria, che sono fondamentalmente la sicurezza, portare i servizi ai cittadini e alle imprese, la semplificazione amministrativa e l'innovazione digitale degli ecosistemi. Questo significa per esempio la sanità, il fatto di digitalizzare i processi sanitari porta evidentemente a un salto qualitativo enorme dal punto di vista della qualità dell'assistenza sanitaria ed è un tema rispetto al quale si parlava molto all'interno dell'evento. Il tema dei trasporti, il tema annoso dei trasporti che evidentemente deve essere il nodo fondamentale, no, rispetto allo sviluppo. Il tema della sicurezza che viene riportato in termini non soltanto di sicurezza ma in termini di garanzia di interoperabilità, far funzionare la cosa pubblica e semplificare la cosa pubblica presuppone l'esigenza, no, di garantire che questo venga fatto in termini di sicurezza e di privacy per i cittadini e per le imprese. Quindi tutti questi aspetti verranno sviluppati approfonditamente, tra l'altro con un grosso contributo da parte di tutta l'industria, sia dell'industria calabrese che dell'industria nazionale e internazionale, e quindi un'amplissima serie di partner tecnologici che contribuiscono, interagiscono con le realtà istituzionali, accademiche della regione all'interno di questo momento, come dire, di progettualità, perché questo incontro è un momento di progettualità complessiva. Il 27 settembre ci sarà in Cittadella, a Catanzaro, il Calabria Digital Summit. È la prima volta che viene realizzata questa iniziativa in Calabria, in collaborazione con il partenariato di Innovation Group, che è un soggetto che opera in Italia e che organizza questo format e questa, diciamo, iniziativa in tutte le regioni d'Italia e che contribuisce fortemente anche a realizzare una rete tra le varie regioni, i vari operatori in questo ambito. L'obiettivo dell'incontro, della giornata, è quello di discutere su vari temi importanti, dalla sanità all'ecosistema digitale in generale, alle piccole e medie imprese, al porto di Gioia Tauro, ai trasporti. Verranno persone importanti dal punto di vista soprattutto dei contenuti, quindi operatori che diciamo in Italia rappresentano significative esperienze di contenuto nei vari temi, ma l'obiettivo principale è quello di fare in modo che anche con la presenza importante del Presidente Occhiuto, che questa volta la Regione si faccia presente su questo tema. Fino ad oggi diciamo, su queste tematiche dello sviluppo del digitale, della possibilità di aggregare, di creare rete tra i vari operatori, di fare rete anche con le altre regioni, la regione era sempre stata, la Calabria è sempre stata un pochino indietro. Questa volta questa amministrazione ha deciso di puntarci, c'è una delega specifica, ci sono dei fondi specifici sia sul POR che sull'FSC, abbiamo tutta la voglia, la volontà di portare avanti iniziative per far crescere anche in questo campo la Regione Calabria a favore ovviamente dei cittadini e delle imprese che operano nella nostra regione. D'altronde, assessore, è anche il segno dei tempi, no? Una velocizzazione in questo ambito. Che obiettivi nel breve e nel medio periodo, sempre su questo fronte? Ma guardi, allora, noi abbiamo fatto un altro incontro con i comuni tempo fa e abbiamo parlato della
opportunità che il governo sta dando con il progetto Italia Un Giga di mettere in rete effettivamente tutti i cittadini calabresi con l'FTTH, cioè la fibra ottica in casa. Questo consentirà, questo è uno strumento importantissimo che deve essere concluso entro il 26. Questo consentirà effettivamente a tutti gli operatori che operano al digitale di potersi proporre con servizi, sia gli operatori privati che il pubblico. Intendo principalmente gli enti locali e la sanità, cioè da quel punto di vista sarà possibile in tempi rapidi, quindi intendo pochi anni, far evolvere molto i servizi rivolti ai cittadini e alle imprese con l'ausilio dei sistemi digitali nuovi, portando la Calabria ai livelli delle altre regioni e in alcuni casi anche creando dei punti di eccellenza in cui la Calabria si sta dimostrando, sta crescendo molto anche nell'ambito della ricerca, anche per esempio nell'ambito dell'intelligenza artificiale, per cui avremo anche molto da dire su questi argomenti.